Piccola premessa veloce, perdonatemi se in questo video avrò dei cali di voce abbastanza impressionanti, ma purtroppo, siccome volevo portarvi questo video presto, però ho un mal di gola abbastanza forte e quindi diciamo che non ero io al massimo, non sono tuttora al massimo della forma per fare video, però volevo portarvelo il più presto possibile, quindi me ne sono sbattuto le palle della gola. E nulla, godetevi il video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi andremo ad analizzare le evoluzioni dei tre starter di settima generazione annunciate ieri, valutandone tutti gli aspetti, sia positivi che negativi. Infine, oltre a darvi un mio giudizio personale, vi invito a rispondere nel sondaggio in descrizione per decidere chi è la migliore evoluzione tra le tre annunciate. Ma direi di iniziare subito con questo video, vi invito fin da subito anche a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Partiamo da Dartrix, il Pokémon piuma affilata. A primo impatto questo Pokémon non mi ha entusiasmato, ma devo ammettere che analizzandolo per bene l'ho parecchio rivalutato. Il fatto che il suo nome contenga la parola Dart, ossia freccia in inglese, avvalora il leak che avevamo inizialmente scartato e quindi l'ipotesi ormai pressoché certa di uno stadio finale munito proprio di arco e frecce. Combinare l'abilità del gufo di ruotare la testa di 180 gradi e i riflessi repentini dell'arciere la trovo quantomeno un'idea geniale. È infatti in grado di colpire i nemici con foglie affilatissime senza bisogno di voltarsi, il che mi fa pensare che possa essere molto veloce al suo stadio finale e quindi potenzialmente anche un buon Pokémon. Se però da un lato questa sua caratteristica mi ha entusiasmato, è l'altra che forse mi lascia ancora qualche dubbio. Difatti è un Pokémon che cura molto il suo aspetto, presenta una dedizione maniacale nel pulirsi. Inoltre sembra essere anche un Pokémon che, contrariamente allo stereotipo dell'arciere agile, stealth e silenzioso, pare essere molto impacciato, il che lo rende, oltre che clamorosamente contraddittorio, il, per così dire, piplup della situazione. Inoltre la sua preoccupazione per la pulizia è tale da renderlo meno concentrato sulla battaglia, o spesso del tutto assente. Sarà al suo allenatore aiutarlo a superare questo problema. Qui potrebbe inserirsi in un qualche modo il Poké Relax, che con la sua funzione di ripulire i Pokémon potrebbe migliorare in un qualche modo appunto questo Pokémon, magari portandolo all'evoluzione che potrebbe cambiarne totalmente la personalità in futuro. Passiamo ora all'evoluzione forse più bella da un punto di vista estetico, ossia Torraket, il Pokémon pirofelino. Questo Pokémon per ora è forse il più scontato tra le tre evoluzioni, ma anche lui presenta dei tratti abbastanza interessanti, a partire da quel sonaglio che si ritrova al collo, una sorta di organo dal quale vengono sprigionate le fiamme e che era già presente nel famoso leak cinese. Pare che più provi emozioni, più le fiamme siano vivide, ed è interessante notare come anche in questo Pokémon sia presente il fattore felicità, che aumenta le capacità proprio del Pokémon. Che ciò voglia appunto significare che gli starter si evolveranno tramite felicità? Potrebbe anche darsi. Esattamente come i felini, questo Pokémon, mediante la sua criniera, è in grado di orientarsi nell'oscurità e percepire la presenza di vari nemici nelle vicinanze. La notizia un po' più interessante, secondo me, è che Torracat ama combattere, non solo, ma è dotato di potenti zampe anteriori che gli permettono di spezzare spranghe di ferro o di abbattere un uomo ben piantato. Ciò alimenta ancora purtroppo il tanto odiato leak del lottatore di wrestling. Rassegniamoci, ci toccherà lui. Alla fin fine c'è poco da dire su questo Pokémon, di certo molto bello, ma che per ora, in confronto perlomeno agli altri due starter, presenta una mancanza di originalità abbastanza evidente. Infine passiamo a Brion, il Pokémon Popstar, l'evoluzione del Pokémon, ossia Poplio, che rappresenta in un certo senso l'odi et amo di Cthulhu. Questo Pokémon presenta, secondo me, un'originalità disarmante, non solo per il design, ma anche per il fatto che si è ispirato a quelle foche che si vedono nei vari parchi acquatici, intente a creare coreografie mozzafiato. La sua più totale dedizione risiede appunto nell'apprendere tali coreografie di danza, imitando i compagni e talvolta anche gli umani, cioè in pratica è il Pokémon perfetto di Tierno. Questo Pokémon poi sfrutta queste sue abilità nella battaglia confondendo il nemico. Proprio per questo penso che possa assumere con l'ultima evoluzione il tipo psico, contrariamente al tipo folletto che in molti si aspettano.
I Brion sono Pokémon che possono entrare in sintonia con chiunque e danzare insieme a chi incontrano per la prima volta, sincronizzando al meglio le proprie mosse di danza. Non vi ricorda qualcosa la parola sincronizzare? Questo Pokémon sembra essere difatti perfetto per la sincronizzazione della mossa Z, tant'è che addirittura danza. Chissà che non possa essere per questo motivo in un qualche modo avvantaggiato per l'eseguimento della fatidica mossa Z. Staremo a vedere. Sta di fatto che la cosa più interessante che ho trovato in questo Pokémon e che mostra i suoi reali sentimenti, insomma tristezza e quant'altro, solo con coloro di cui si fida maggiormente, e sinceramente adoro questa cosa. L'adoro perché rappresenta esattamente ciò che magari un animale in cattività potrebbe provare. Tristezza nella privazione della sua libertà e magari nostalgia del suo habitat. Ma nonostante ciò si trova costretto a mostrare la faccia sorridente al pubblico per non far scappare i turisti. Una situazione rapportabile anche alle pop star, alle quali è ricollegato Brion. Una pop star non mostrerà mai i suoi problemi al pubblico, dovrà sempre cercare di apparire gioviale, oscurando ciò che magari realmente prova, qualcosa che potrebbe indispettire questa sua ipotetica fanbase. Con quest'ultimo discorso, credo che sia semplice capire quale sia la mia evoluzione preferita, quella più metafisica, quella più introspettistica, ovviamente Brion, il Pokémon più criticato tra questi tre annunciati. Fatemi sapere qua sotto nel sondaggio qual è il vostro preferito. Io vi ricordo che ovviamente sono opinioni personali, quindi non ha senso insultare e diciamo criticare le varie opinioni altrui. Vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che trovate in descrizione e detto ciò noi ci becchiamo in un prossimo video.